Ci troviamo all'interno del monumento ossario ai caduti della Grande Guerra nella Certosa di Bologna. Il monumento ossario si snoda sottoterra. Si tratta infatti di due ipogei collegati da un corridoio centrale. Le due parti circolari, gli ipogei, prendono luce da coperture in alabastro. Nella parte interna ed esterna degli ambienti circolari si trovano i loculi nei quali sono collocati i resti dei soldati. Sono loculi molto semplici, ogni nome è identificato solo dalla qualifica soldato, caporale, carabiniere, guardia di finanza, non da altre indicazioni, e l'ambiente è decorato in modo altrettanto semplice. Ci sono elmetti di bronzo che separano i blocchi di loculi, ci sono decorazioni di palme, quindi decorazioni prettamente funebri nella parte alta, e una serie di nomi a grandi lettere ricordano i luoghi nei quali si svolsero alcune delle battaglie più importanti della Prima Guerra Mondiale. In entrambi gli ipogei è collocato in posizione centrale un grande lume con una fiamma perenne che ha il compito di ricordare la vita eterna dei soldati sepolti. Nei corpi circolari sono raccolti i loculi che contengono i resti dei caduti della Grande Guerra, i resti di questi soldati che erano sepolti in campi normali durante gli anni di guerra e poi riesumati nel 1930 vennero qui portati all'inaugurazione del monumento. Si tratta di circa 3.000 loculi, di questi circa 500 contengono resti di soldati bolognesi, circa 2.300 resti di soldati di altre parti d'Italia e un piccolo numero di loculi ospita prigionieri austro-ungarici. Tutti questi soldati morirono negli ospedali della città di Bologna. Dopo circa 10 anni dalla fine del conflitto, a fine anni 20, si presentò la necessità di liberare i campi di sepoltura degli anni 10, quindi anche quelli nei quali erano sepolti i soldati morti per cause di guerra. Si presentò anche il problema morale di non seppellire i resti, le ossa di questi soldati insieme ai resti dei comuni cittadini, di non mettere questi resti in ossari comuni. Si fece la scelta di mantenere i resti dei soldati in un ossario a loro dedicato. E dal momento che nella città di Bologna non si era ancora costruito un monumento ai caduti della Grande Guerra, come invece era successo in tante altre città italiane, si progettò un monumento ossario.